Dunque, buongiorno a tutti, ci troviamo a meno di 2 chilometri dal centro di Leonessa, una città di montagna dove poter trascorrere i nostri fine settimana, i periodi feriali o anche venire a vivere trasferendosi, vista la qualità della vita e il buon clima da queste zone. Siamo circa a 2 ore di macchina dalla città di Roma, la nostra capitale. E questo prodotto che vediamo, un villino capotesta, uno dei tanti che poi possono eventualmente scegliere gli eventuali acquirenti. Prendiamo in oggetto questo che vediamo, molti sono già stati venduti. Questo villino, appunto, nuovo e che sta finendo di essere ultimato. L'ingresso che vediamo è circondato da un giardino, purtroppo stanno ancora finendo i lavori, questa strada che vediamo verrà asfaltata e verranno assegnati i relativi posti auto e nel nostro caso qui verrà il posto auto della nostra abitazione. Dunque c'è ovviamente la possibilità anche di realizzare un secondo ingresso molto più alla portata del parcheggio, questa che vediamo nella recinzione, volendo si può realizzare un ingresso pedonale senza dover fare il giro che io adesso sto effettuando. Immaginiamo questo bel giardino curato, c'è un ingresso con dei mattoncini, un porticato coperto in legno, un bel prato all'inglese che fa un effetto molto più elegante. C'è l'illuminazione, eccola qui nel giardino con questi faretti. Completamente nuovo, ripeto, sta finendo di essere ultimato. Entriamo direttamente nella zona giorno, è un villino che si compone di due piani, zona giorno e zona notte, un grandissimo salone con camino, questo camino a mattoncini, infissi in vetro doppio, taglio termico ovviamente sicuramente lo sarà, e poi questo doppio affaccio sul giardino, sia dall'entrata con il porticato che sul retro, dove si può sicuramente pranzare, cenare. Ricordo che siamo a circa 1000 metri di altitudine, qui vediamo adibito, vista la parete già attrezzata, per un angolo cottura. Qui abbiamo un bagno di servizio per il piano terra, un bagno ricavato nel sottoscala, diciamo essenziale, proprio un bagno di servizio per l'appunto. E saliamo al piano superiore per andare a visitare le due camere da letto. Una prima sembra leggermente più piccola dell'altra, quindi probabilmente sarà la cameretta dei ragazzi, e comunque una seconda camera, non la camera padronale. Un affaccio sui monti di questi luoghi, ricordo siamo a Leonessa, ci affacciamo sempre anche sul nostro giardino. Qui abbiamo un bagno, lo visitiamo poi meglio nel dettaglio, ma andiamo alla camera più grande. Vediamo questi travi, credo in legno lamellare, sopra di noi, che ci danno questo effetto, diciamo, un po' sul rustico, richiamato anche dai mattoncini che vediamo al piano terra nel camino. Ricordo che appunto stanno ultimando i lavori, quindi verranno tinteggiati, messi in fissi e tutto quello che occorre per essere pronta all'uso questa nuova costruzione. E qui abbiamo il bagno, diciamo, bagno principale dell'abitazione, con la finestra e tutto quello che può occorrere, un piatto doccia e ovviamente sopra tutti i soffitti leggermente mansardati, ma comunque a un'altezza assolutamente vivibile. E questa è la nostra villa di circa 70 metri quadrati, per un totale appunto di 70 metri quadrati. Diamo un'altra occhiata per l'ultimo giro al
piano terra, per poi darvi appuntamento per una visita guidata.